inserita. Devo, è un momento a sorpresa, devo far tutte le far partire le musiche. E allora stiamo per arrivare. Bellissimo, però. Beh, è una location vintage. Ok, adesso sto per arrivare. Sì, delle conferenze di design. Faccio partire la musica e siamo pronti. Voilà! Eccoci qua, sono arrivato. Buongiorno a tutti. Ho dovuto impostare un po' tutte le i vari settaggi, musica, eccetera. Ben ritrovati. Dico subito una cosa importantissima. Oggi non sono da solo come sempre, c'è Matteo, ma puntata speciale oggi perché oltre a Matteo in sottofondo ci saranno Claudio Ciod Ferrario e Jacopo Cardarello che oggi mi tortureranno probabilmente, quindi chi segue ha il compito di commentare e salvarmi da loro e tutto qua. Vediamo un po' se ci sono, Matteo. Che bello come un fiore. Sono, oh, grazie, Jacopo mi ha già fatto complimento. Ciod, Jacopo, Matteo, ci siete tutti? Non li sento più. Allora, intanto io attendo Ciod per... Perfetto, oggi quindi... Buongiorno. Ci sarà un po' di sottofondo, diciamo così. Allora, l'unica cosa, Licio, che ti posso dire io, sotto il livello, a livello tecnico, è che dovresti avvicinare un attimino la cassa perché io ogni tanto ti sento andare via sparito. Ok, allora la metto qua. Così... è proprio a un metro di distanza, non di più, così è a distanza di sicurezza un metro e mezzo. Niente, siamo sempre qua, c'è plastica dolce. Dimmi, anche la cassa deve stare a un metro di distanza. Oggi, come ho scritto prima al post, utilizzeremo cuscino e ovviamente sempre una sedia vicino per qualche esercizio e un tappeto per quando poi si va a terra. Intanto che aspettiamo che si colleghino tutti, ricordiamo sempre i nostri appuntamenti settimanali, stamattina ginnastica dolce, domani con Matteo alle 18.30 functional e sabato alle 18.30 replica gag, giusto Matteo? Giustissimo, tutto giusto, 18.30 domani functional, 18.30 il gag del sabato che sarà devastante, ve lo dico già. Intanto saluto Marina Gentile che ha trovato il nostro profilo di area libera dopo aver trovato il tuo profilo di live. Assistito anche Sara Tortetta che già ha raggiunto. Già pronti, perfetto, salutiamo tutti. Io non sento Licio. Mi senti adesso Ciod? Mi sento solo te. Senti me, allora facciamo un secondo che arrivo. E poi siamo pronti. Guardami, che si sta visto? Quello che tiene. Intanto c'è Mariangela, salutiamo anche lei. Eccomi qua, sono tornato. Eccoci, okay. Ciao Vincenzo. Perfetto, tutto a posto. Intanto che aspettiamo l'ultimo minuto prima di partire, vi ricordo che oltre alle dirette live su Facebook, come sempre, che troverete comunque anche oggi pomeriggio, domani, sono sempre disponibili, ci saranno caricate sul nostro canale Area Libera Channel, su YouTube, e su YouTube ci saranno anche delle pillole che escono sempre durante tutta la settimana, pillole mie, le pillole di Ciod, Matteo, Diego, questa settimana c'è anche Matteo Anelli che ha fatto un video per i più piccoli, per le scuole, fare qualche attività per i più piccoli, e le video storie di Alba, le video storie di Diego, e spero di non essermi dimenticato di nulla. Allora, un sacco di roba, e tra l'altro è sempre tipo Carlo Conti non ha abbronzato. Tagliando i capelli, ma ci siamo più bene a Carlo Conti, eh? Perfetto, direi allora che possiamo far che iniziare. Faccio partire il mio timer e direi che si può partire.
E partiamo allora. E partiamo, se ti è qua per partire partiamo, non è che bisogna star qua a ciurlare le mani. Intanto sono qui, sono quanti d'ora che sono pronto a partire. Vai, vai! Allora, aiutatemi oggi. Cuscino? Vediamo l'arcano però. Noi è mezz'ora che stiamo qua, che facciamo prove su prove per vedere come funziona questa diretta e adesso finalmente possiamo partire. Possiamo partire. Il cuscino? Infatti adesso non sento niente, sento io scatti. Ai ai ai. Guarda Matteo, ti sento bene. Il cuscino parte per terra. È normale. E iniziamo con la nostra camminata sul posto. Per i primi 2-3 esercizi servirà anche questo cuscino. Però ovviamente nella partenza la facciamo sempre con la nostra passeggiata sul posto. Mi è passeggiata Angel quella lì, io lo so, guarda che ti vedo. Abbiamo la guest star Chod. Stai testando qualcosa, Chod secondo te? È la sua passeggiata. Continuate, che devo mettere a posto l'ultima cosa. Voi continuate pure con, sempre con questa passeggiata. Perfetto. Ora, il piede destro scavalca il cuscino. Mi giro piano piano e sarà sempre il piede destro che scavalca. Il turno dopo, piede sinistro scavalca. Mi giro e piede sinistro scavalca. Io lo sto facendo pianissimo, ovviamente chi lo vuole fare un pochettino più veloce può farlo anche più veloce. E destro. Ah, questo qua è il permesso. Sinistro. Grazie mille. Eh beh, certo, bisogna lasciare scelta, o no? Ma lì c'è una domanda, ma questo si può fare anche col gatto, col cane, se ce l'hai a casa o nel senso con i bambini? Meglio di no, direi, è meglio di no. Ah, ok. Ok. Ma devi fare anche opla ogni volta che passi. Opla sempre. Ci mettiamo di lato. Opla. Uno. Qualche passo e due. Posso farlo anche continuo. Sempre evitando gatto e cane, Ecco, questo col cane e col gatto sarebbe più pericoloso. Sì, qua c'è bisogno un po' più di attenzione, Uno. Il rischio coda, cioè. E due. Perfetto. Se ha la coda lunga, così. Torniamo dietro al cuscino. E adesso? Comunque ci sono più persone che parlano lì di quelle collegate. Chissà come sono contenti, tra l'altro, perché provano a fare ginnastica al ninja e ascoltano solo noi che parliamo. Allora, scavalco. Mi giro di lato e scavalco di lato. Sinistro, mi giro ed è il sinistro che scavalca. Mi giro, destro, mi giro ed è il destro che scavalca. Sempre una volta di destro. E una volta di sinistro. C'è ancora uno. Passo ancora alla fase tecnica di Discord. Volevo chiederti, Fabrizio, se hai attivato la roba del microfono che è più, diciamo, capito, più recettivo, perché in teoria sì, potrebbe essere la mia connessione. Allora non sono io. Cuscino da parte, potrebbe essere la mia connessione. Facciamo un po' di una sorta di step, quindi alterniamo i talloni. Matteo, probabilmente è il tipo di intonaco che usavano negli anni 20 che fa quell'effetto. Perché il suono rimbalza in maniera strana. Comunque intanto saluto mia mamma che si è unita. Salutiamo Giovanna. Buongiorno Giovanna. Perfetto. Braccio destro e piego la gamba opposta dietro, braccio destro, gamba sinistra e viceversa. C'è qualche commento? Guarda, commenti, tra l'altro, secondo me puoi provare ad avvicinare un pochettino la cassa, poi non trovo più le base, e nel frattempo abbiamo
è arrivata mia mamma, come tu ben sai, ed è arrivata anche Loredana, ci sta seguendo. Salutiamo Loredana. Ciao Loredana. Perfetto. Ora unisco e salgo sulle punte e scendo. Matteo, prima mi sa mi sentivi poco perché ero rivolto opposto alla cassa, eh? Ah. Grazie Ceci, ma come fai a vederci e dire che siamo bellissimi? Ciao Ceci! Sì, sì, Ceci conferma il fatto che sapevamo già, cioè che siamo bellissimi, tutti. Ancora due. Luca Sacchi, grande uno. Luca Sacchi. Oh, buongiorno, buongiorno. Luca Sacchi, nostro compagno di squadra. Compagno di squadra, salutiamo tutto l'Olimpica Viera. Perfetto, tanto ci stanno vedendo tutti. Ora, parte superiore. E cambio anche senso. Da adesso in poi parleremo sempre sopra Icio. Io sono sicuro di questa cosa perché anche sia io che Jacopo che John lo sentiamo in un vortico. In un certo senso. Sì, infatti, ma parliamo tra di noi e basta. Qualche parola. Ma sì, fa niente. Secondo piano. Noi parliamo tra di noi. Uno. No. Due. 3, 4. Vedi, ci dobbiamo contare, io lo sento contare. Sì. Ah, non mi sentite, mi sentite bene. Basta, intanto salutiamo anche Marcello Messina che sta guardando il video in diretta. Ciao Marcello. Sì, questo qua, l'esercizio che sto vedendo adesso che hai visto in 15 secondi in ritardo, è tipo, sembra sei tipo... Metti la cera, mani sulle spalle, facciamo un vigile, una mano va in alto, e uno esatto. In avanti, elegante, e scambio. Allora, io ci ho detto, parlavamo ancora di quello che sì, di quello di prima, questo che vediamo adesso noi è il vigile. Perfetto. Abbiamo bisogno del giocastello, le rotonde, eccoti qua. Braccia lungo i fianchi, vado dietro solo con le braccia. A Castelletto arriva ancora tutto più in ritardo, perché il vigile è partito adesso da me. Urca! E la stamattina mi sa che un po'... Vabbè, no, il telefono è con la connessione del telefono, quindi boh. Ma sai che io sono qua sopra gli aerei, che parlo a pensare quasi chiusa. Pensa. Uno e due. Pensa. Facciamo un braccio per una spalla per volta ora. Prima una, poi l'altra. Dopo c'è il caso di sbagliare i fiori nell'angolo. Insomma, sono i fiori più longevi. Vogliamo specificare che i fiori nell'angolo dicio sono fiori recisi, quindi cambia tutte le mattine. Tutte le mattine cambia, freschi. Sulle spalle, va un po' su e giù dai lati e un po' di fronte. Fiori mi sveglio alle 6 di mattina apposta a tagliarli per metterli freschi. Ma secondo me vai a letto prima di andare a dormire. Ciao Titti! Perfetto, le braccia ora sono tese lungo i fianchi e disegno dei cerchi. Ma Titti, il supereroe, è arrivato a seguirci? E cambio senso, sì. Supereroe! Grande. Sì, Ceci, li ho bagnati i fiori, li ho bagnati l'altro giorno, per un paio di settimane a posto, no? Queste sono delle piante grasse. Perfetto, rilassiamo un attimo, lavoriamo un po' con la cervicale, mento in basso, vado un po' a destra e un po' a sinistra. Semicerchio basso, e senti che parolone, semicerchio. Addirittura sapete che poi Jacopo e John, sapete che Icio si sta pentendo clamorosamente di aver richiesto di essere tutte e tre assieme? Sì,
adesso secondo me fa una grande magata, fa finta. Faccio finta di scollegare. Vai, su. Io l'avevo detto, quando me l'ha proposto, sinistra. Ci mette in muto, ci mette in muto come la televisione. Ma diciamolo a tutti che in teoria dovrebbe esserci anche Diego. Per fortuna che non c'è Diego. Sennò probabilmente non avremmo neanche iniziato. Già io credo che tutti e tre noi, sì, Diego. Per tre. Perfetto. Ora la testa. Mi fa morire è pensare alla gente che riguarderà questa diretta dopo, in differita. Testa ferma. Ma non è come al solito, due. E non capirà niente. E tre. Spalla destra. Spalla sinistra. E tutte e due. No, io ci ho sì una tagliata per darle i capelli. E volevo farlo ieri, ma fino ho detto, ma sì, lasciamo stare. Lanciamo un sondaggio live. Vai. Due. Barba sì o barba no per il fatto. Io dico barba sì. Ok. Anch'io dico barba sì. Allora, per dire sì, allora facciamo questo. Voi che me l'avete detto, parto da destra, dico di sì, fino a sinistra. E torno indietro. Parlavamo di sì. Attendiamo anche le risposte al sondaggio qua via messaggio, quindi scrivete un commento se volete che si faccia crescere la barba. Ok. La barba. Incrocio un po' le mani. La barba. Vorrei mandare il video di che sta facendo adesso Riccio, veloce. Sai che bello che diventa? Un balletto proprio. Pa, 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 pa. Guarda che Riccio fa un sacco di cose che si possono mettere tutte una insieme all'altra. E viene poi una coreografia di TikTok che non hai idea. Se mi va di moda. TikTok. Perché te lo spiego io. Adesso mi ha fatto un paio di giorni. Ne sentivo che ne parlavano le Carlotta, però... Ok, presto. Mano, tiro indietro tutte le dita. Oh, questo paio di dita è uno dei miei preferiti, Penso. Io sono ancora al volante. Allora facciamo ancora una volta. No, io sono già. Ok, perfetto. Faccio un po' di apri e chiudi, proprio un giro leggero. Ciao Vale! Ciao Vale! Perfetto, una bella lavata di mani. Una bella lavata di mani. Perfetto. Allora, adesso prendiamo il cuscino. Teniamo la sedia vicino in zona, perché per alcuni esercizi ci dobbiamo sedere. Per alcuni magari serve averla qua vicino perché non si sa mai. Allora, mettiamo il cuscino tra le ginocchia. Come primo è un sollevo dietro la gamba. Restando piegata però la gamba. Se mi sbaglio sempre perché devo girare verso la cassa, se no non mi sentono. Alterno sì, ma anche quando ti giri verso la cassa... Si sente poco. Che abbiamo un quadro di tutti, dici, ma l'importante è che non capiscano gli altri, noi stiamo qua tranquilli, non ti preoccupare. L'importante è partecipare. Ancora due, uno, e due. I numeri però sono sempre delle chiavi. Numeri chiari, però è che i numeri siano chiari. Allora, cuscino, ora di fronte. Io adesso lo metto in questa maniera, così è comodo da vedere, voi potete tenerlo come volete. Mentre... allontano le braccia, faccio un piccolo affondino in avanti. Il cuscino quando va a destra fa scendere il ginocchio destro. Fallo col gatto questo, hai ragione Marina. A sinistra. Hai ragione, poi si può fare col gatto, Sto col gatto. Sì, rischi qualcosina, però si può fare col gatto. Mi dà fastidio sul gatto di un film. Fare questo affondo? Faccio un passo semplice. No, è il film che penso io non puoi. È quel palo di laggio. Sì. Non si può. Peccato. Due. Facciamo ancora due.
film anni 70, tipo il Rich Bene e tutto quel mondo lì, e sono stato bloccato subito sul nascere da radio. Di nuovo, cuscino tra le ginocchia, sollevo e resto in equilibrio. Qui, se perdo l'equilibrio, ho il muro vicino, oppure ho la sedia vicino, posso tenere una mano per sicurezza, diciamo così. 5, Icio, qua 4, ci chiedono delle cose, aspetta, cioè, è il momento domanda al pubblico. Cambio l'arma intanto. Saluta il dottore e chiede qualche esercizio per la caduta dei capelli, se esiste. Io mi rimetto a te. Quello dove io purtroppo... La crema depilatoria. Purtroppo non sono adatto perché non so bene quegli esercizi per la caduta dei capelli, perché cambio gamba, chi è che te l'ha chiesto, che non ho sentito bene? Gianluca Rino. Ah, ciao Gianlu. Purtroppo la caduta dei capelli, cambio. Problema di molti, Fabio. Problema di molti e io non posso aiutare, perché uno dice, come, da che pulpito? Ma il comune mezzo gaudio. Ultima. Mamma mia, senti Cardarello come ha studiato. Oh, ma con chi pensi di avere a che fare? Alla fine ho perfetto. Vabbè, allora. Ora. Anche ciò. Lungo i fianchi. No, io da, non si, quando si parla di capelli. Sul faccio. Cuscino e sulla gamba. Di scuola. E il cuscino sulla gamba. Scusami, perdonami. Su. Nel frattempo Eva Michalizzi ci dice che sembriamo il ruggito del coniglio. Il ruggito del coniglio? Quindi non so se è una cosa da prendere in trasmissione. Non lo so, tu che hai studiato l'ITIS, cambio. Detto è questo? No, non è un detto, è una trasmissione tipo di J.P. Ambient Italia. Ah, ho capito. Ah, grande. Non so che radio è, però. Ancora uno per lato. Uno. Tra l'altro Eva Michalizzi è un po' un nome tipo Batman, perché in realtà è c'è dietro un come si dice, un'identità nascosta. Vi parlerò dopo, lasciamola nel mistero. Destra e molto lentamente sinistra. Ah, un nome d'arte? È un nome d'arte. È un alias. Esatto. Non chi è Catwoman? È un alter ego, è un alter ego. E diciamo ancora, volevo dire anche il nome. Destra. E sì. Dato che noi parliamo, cioè nel frattempo si fa i cavoli suoi sotto destra, io... sinistra, così a caso. No, non è vero che a caso. E sinistra. Perfetto. Allora. Lungo il fianco, braccio sopra, schiaccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lascio andare, numeri si sentivano e cambio. I numeri si sentono, dice, i numeri uno, si sentono benissimo. 2, 3. Ma no, quell'esercizio 4, che è appena finito, io l'avrei fatto con un vassoio con sopra dei segni, sarebbe stato più interessante. 7, 8, per mantenere l'equilibrio, 9, perché poi se lo perdi è un casino. E il livello successivo è quello col vassoio. Ora, poteva farlo con il servizio di Richard Cinori che ha nella specchia, è vero, nella vetrina sulla sinistra, che adesso oggi non si vede. Salto, è un servizio Richard Cinori anni 80. E cambio braccio, vi faccio vedere dal retro. Ciao Gabriella, buongiorno. Ciao Gabriella, buongiorno. Cambio. E la stessa cosa dall'altra parte. Uè, questo è difficile, cioè, adesso quando lo vedi? Questo è un po' difficile, se faccio fatica ad andare qua sotto a prenderlo, la variante è questa, sopra. E poi lo scambio sotto dopo. Giunta Castelletto l'ha visto adesso. Se è meglio, se riusciamo a fare ovviamente questo. Io sto vedendo, ho finito adesso di fare il riscaldamento delle dita. E c'è Malpensa Castelletto. È lì, Uno. Ma secondo me lì tu
sei disturbato da tutte le onde radio che arrivano da casa, da casa Guerini, capito? Tutte le onde radio lì, non abbiamo fatto uno, abbiamo fatto due, scusate che ho perso un po' il filo del discorso. Ok, pinzo il cuscino e vado di lato e di fronte. Oggi ho dovuto per forza preparare il foglio qua da parte perché disturbatori mi fanno perdere il filo. Ah, ma guarda che se non l'avessi detto che stavi guardando sul foglio non si capiva, eh. No, no, non si capiva. Il foglio? Ah, io sono arrivato, scusate. C'ho il centro, il... non c'è tutta l'altra. Ho visto benissimo comunque che del genere, ma sono il dito sulla riga per cercare. Cambio braccio. Però ho preso il foglio bianco, su sfondo bianco si mimetizza, eh. Lo so. Ma guarda, il fondo bianco lo riconosciamo perché c'è sempre il... la, come si dice, la domanda in pizzo, che ormai è un po' marchio di fabbrica. Ancora uno. Bella. Uno. E due. Perfetto. Prendiamo la sedia e ci sediamo un attimino. Cuscino. Adesso ci rilassiamo un po'. No, perché sì, bisogna lavorare, quindi. Pausa. Cuscino tra le ginocchia. Non c'è pausa, non c'è caffè adesso. Niente pausa. Schiaccio. Uno, due, tre. E lascio andare. E ripeto, sempre 3 secondi. Due, tre. Mi sentite contare benissimo, eh? Uno, due, tre. Schiaccio. Uno. Due. Ma questa qua è adductor o adductor con la T? Ad. B di Bergamo. Add, perché schiaccio, adducere, avvicinare. Adduce. Ah, io pensavo B di Bergamo e D di Domodossola, una dietro l'altra. Adductor. Pensa che esistono tutte e due, sia gli adduttori che gli adduttori. Sembra impossibile. Ah, ne mancano due. E invece? Uno. I calciatori si fanno sempre male al... adduttore. Uno, due, tre. Esatto. Perfetto. Ora, cuscino magari in maniera più comoda. Sollevo una. E poi l'altra. Ma se il letto è proprio in ritardo, eh? No, non è vero, sto iniziando adesso a scalciare. Ancora uno e uno, uno e due. Perfetto, ripetiamo, giusto 2 secondi ancora quello del vassoio, un po' a destra, un po' a sinistra. Sempre pulito però, da qua si vede bene. Bravo, sempre. Ha sanificato. Anche il muro arancione oggi è molto più arancione. Sì, vero. E la luce è molto più brillante lì in alto a destra. Ha sanificato anche le lampadine. Anche le lampadine. Perfetto. Cuscino tra i piedi. Posso tenermi anche la sedia. Distendo e torno giù. Questa è una variante della leg extension, eh? Cioè the leg extension. Ci devo ancora arrivare, però posso immaginare cosa stia facendo. Eccola lì. Sempre con il gatto. Guarda, con il gatto è difficilissimo. E nel frattempo ci saluta Roberto Sabia, o Sabia, o Sabia. Oh, Roby, il mio compagno di Sabia Club. Grande Roby, mio compagno di università. Ok, perfetto. Torniamo col cuscino tra le ginocchia. Questa volta tengo disteso la gamba, ma con la punta verso l'esterno.
e resto fermo. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, punto in fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ragazzi, 10. Giusto per dire delle cose, per dire delle cose, per far vedere che sono, diciamo, questo è un lavoro. Questo è un lavoro isometrico, in isometria per il basso mediale. Per il basso mediale, proprio la punta in fuori fa una più la parte interna. Qui lo dico che lo nego, ma dovrebbe essere quello. Allora, cuscino in mano, braccia distese, una gamba distesa, la caviglia disegna dei cerchi e allo stesso tempo anche il cuscino. Però oggi mi sento buono, vi lascio scegliere se fare lo stesso cerchio o fare due cerchi opposti. Con i due cerchi opposti, ma mi esplode già il cervello, ma mi esplode già il cervello. La mia caviglia va un po' per conto suo. Cambio gamba. Io ho provato a farlo già difficile, ma mi sa che mi sono un po' perso. No, io sto pensando ad essere in macchina e provare a girare così il volante. Il volante. E schiacciare qui. Contemporanea. Ok. Secondo me non è il luogo adeguato dove provare il tuo esercizio. Poi no, tutto un consiglio che ti do io. Ci pensiamo. Appassionato. Allora, al petto, cuscino. In garage con la macchina spenta e provi. Schiaccio e distendo. E torno indietro libero. Schiaccio e distendo. La macchina ogni tanto, se no la batteria si scarica. Eh già, adesso è qualche momento. È una settimana forse. È il momento di, cioè, di servizio pubblico. Allora accendete le macchine ogni tanto, Schiaccio e distendo. Sì, anch'io devo uscire. Sono tutti contenti, che il fatto si può uscire. Ce l'abbiamo, porta, perché funziona la macchina. E niente, sei punto a capo. Schiaccio e distendo. Ancora uno. Schiaccio e distendo. Perfetto. Cuscino in una mano, braccio teso, la testa è inclinata al lato opposto, mi aiuto a dare una leggera pressione, e il braccio col cuscino disegna dei cerchi. Posso anche cambiare il senso del cerchio. Piano piano scambio il tutto, cuscino dall'altra parte, testa dall'altra e giro. C'è qualche domanda intanto? No, domande non ce ne sono, abbiamo un saluto da Gisella Rubiconti, e infatti c'è sempre, sembriamo il gatto e la volpe, cioè praticamente siamo passati dalla radio al cinema. Salutiamo Gisella, allora. Arriviamo all'Oscar entro dicembre, promesso. Però sempre animali, dal coniglio al gatto da volpe. Perfetto. Vabbè, però, allora, dai, il gatto da volpe si sta. Adesso. Sembrate dei tapiri. Vi do 30 secondi per togliere le scale. Dei conoscimenti vocali che prendono solo i numeri. Riconosce solo il 4, il 4 e l'8. Allora, mi vado un po' più indietro, togliere le scarpe, togliere le ciabatte, a piedi liberi. Ci mettiamo un piede sopra il cuscino e l'altro è di fianco, o anche un pegno indietro, avanti, secondo come siamo più comodi. Se questo è il cuscino e questo è l'altro piede, devo schiacciare tallone e punta su tutto il cuscino. O meglio, tallone e avanti. Calza bianca pulita? Calza bianca pulita, però effettivamente forse devo mettere nere perché fra due secondi diventa nere. No, no, riprende il centro del tavolo, riprende la tua caffè. Perfettamente abbinato, grande Paolo. Cambio, vado sopra con l'altro piede. Hai fatto quello che le donne chiamano punto luce. Fantastico. Sempre tallone punta,
sempre toro e punta, eh? Anche questo, per ritornare al discorso di prima, non va fatto col gatto. E questo il gatto proprio adesso, questo no. Ce lo dobbiamo scordare da fare col gatto questo. Neanche con i bambini, nel senso che è un'altra cosa di cui abbiamo parlato prima, no? Perfetto, ricambiamo. Questa volta, se questo è il cuscino, però in maniera destra-sinistra, potrebbe essere anche tipo un massaggio. Potrebbe, ma non possiamo, noi possiamo dire don't try this at home, cioè non provatelo a casa. Destra-sinistra. Perfetto, cambio. Questo lavoro di mobilità, bello, mi piace. Non abbiamo venuto in mente ieri, ho detto, non abbiamo mai fatto dei lavori così, però mettiamo dentro anche solo questi due. E questo qua è un po'... La tavoletta propriocettiva. Esatto, un po' come se fosse la tavoletta propriocettiva. Ecco, c'è il video di Chode che ha trovato la tavoletta propriocettiva, la trovate su Area Libera Channel YouTube, fatte in casa con delle bottiglie. È tornato Carlo Conti, vedi? Ho dovuto berle tutto in un giorno per prepararlo. Sei bottiglia in un giorno. Nel frattempo Marina dice che ci vuole eleganza anche qui. Bravo Icio. Oh, grazie. Bravo. Allora facciamo dell'eleganza un mantra. Prendiamo. Siamo eleganti dentro e fuori. Tappeto. Dalla regia ditemi se mi vedete. Teniamo il cuscino vicino perché qualche esercizio. Grazie. Qualche esercizio serve il cuscino, eh? Opala. Allora, andiamo schiena a terra. E prendo cuscino. Lo sollevo dietro e torno giù. Faccio qualche bel respiro profondo anche, eh? E fuori l'aria. Inizio, devi fare tutti gli esercizi da sdraiato, perché da sdraiato ti sentiamo. per forza, sono proprio attaccato alla cassa. Dobbiamo organizzarci con un microfonino. Sei tipo quelli che usano per gli amici. Quelli che dicono, vorrei ispirare a Christian, perché nella danza, capito? Ok. Dove è la cassa? L'hai nascosta in mezzo ai fiori? È nascosta. Cuscino, la cassa. Tra le ginocchia, dall'inquadratura. Di nuovo, e schiaccia ancora come prima. No, secondo me è proprio fuori di casa, non fuori dall'inquadratura. No, si sente, guarda, ti dico, Icio ha calcolato tutto. Questo è uno schiaccio, però solo schiaccio, e lascio andare, eh? Braccia che stanno lungo i fianchi. Sempre adduttori. Adduttori. Con la D. Che anche qui chi ha inventato poteva trovare un modo più semplice, perché uno add e abd fa un po' fatica a confondere. Ma tu devi capire che questo deriva dal latino, ma è inutile che sto a spiegarlo a te, all'altro che ha fatto geometra, all'altro che ha fatto litis, non possiamo, cioè capisci? Non regge il discorso. Ora, cuscino, ma come ti permetti? Un po' più comodo, braccia lungo i fianchi, tutti e due i ginocchi a petto, sollevano il cuscino e torno giù. Chi vuole fare un po' più difficile, quasi non appoggia i piedi, se no... appoggio e ripeto. No, poi Jacopo, tra l'altro io avevo 4 di latino, potete chiedere alla mia insegnante di ripetizione Paola Cazzaniga che saluto, e poverina, cioè nel senso lei ci ha provato, non ha funzionato. Ancora 2. È tipo, ad è verso di te e ad è invece verso lontano. Perfetto. Cuscino da parte, un ginocchio al petto, tutte e due le mani lo tengono, e anche distesa. La mia spiegazione era più o meno questa, quando io una volta di autori latini ricordo che ho preso 1, perché la mia professoressa mi ha detto, tiro mezzo punto perché ti sei alzato e mezzo perché torni a posto, di orale. Sono andata a mezzo del tono, non male.
0,5. Buona, direi. Perché eri in prima fila, fossi stato in un... Facciamo il cambio. Hai voglia, mi portava a casa 6, portava a casa 6 anche, perché tu pareva di più, più passi facevi. Comunque, a livello cromatico, quel tappetino andrebbe lasciato al sole per qualche giorno per farlo scolorire un attimino. Per farlo diventare arancione. Sì, come la palette. Sono d'accordo, rosso è troppo di impatto, stona. Però mi prende il bastone della scopa. Tutto calcolato. Sì. Possiamo lavorare su un tono su tono. Adesso aspetta che chiedo a Nadia, secondo lei com'è questa stanza Puccino. A livello di autunno, inverno, che lei sta seguendo uno. Nana! E distendo la gamba, prima una e poi l'altra. Quella ragazza che sei tu che dice inverno, estate, eccetera, la stanza di Icio, come c'è? Come la vedi? Secondo me è un po' autunno. È autunno? Dicono che è autunno. Non ho ancora capito come funziona questa roba dei colori, però è autunno. Autunno. Un colore autunnale, le foglie che cadono dagli alberi. Invece Jacopo, tu hai avuto la ceci come cosa? Sì, avevo fatto un corso quando facevo quinta superiore. Ok. Ah, si scoprono gli altarini qua, ragazzi. Lascio il cuscino tra le gambe. Io la ceci, Sollevo il bacino e torno giù. Ah, è vero che hai messo New Altuno come nome qua, in questo gruppetto. Com'è che iniziava il nome? Big Bang Theory. Big Bang Theory 91, o forse era Jacopo 91. Esatto, quell'altro. Jacopino. Jacopino 91. Ancora due? Ma te quel povero Riccio si allena come un pazzo. Io mi alleno, Ancora uno. Perfetto. È un test di professionalità. Via il cuscino. Ginocchio al petto, questa volta è solo la mano opposta che lo tiene, e l'altra gamba è distesa. Ragazzi, siamo già allo stretching, sembra di aver cominciato un minuto fa, sono passati 43 minuti. È volata via, ma quando ci si diverte. Non si è neanche accorto di aver fatto il video. Cambio. Ma Gioda ha fatto gli esercizi prima perché ha lavorato tutto il giardino. Ma io li sto facendo tutti, eh. Io li sto facendo tutti con il mio auricolare Bluetooth, sono qua che faccio dispo, cioè che scherzi. Ma un quadro è un Renoir originale? È un Matisse. Mi sembra che hai deciso. Ok, adesso, braccia lungo i fianchi. Da questa posizione c'è un piccolo spazio qua della curva lombare. Comprimo, inizio a riscolare e schiaccio la schiena al tappeto. Comprimo, fuori l'aria. E dentro, adesso tolgo il braccio così magari si vede qualcosina in più. Fuori, no, la prossima volta vi faccio mettere su le cuffie quelle che usa per giocare nei videogiochi. Sì, per quarto. Non si può, cercavo, non riesco a portarmi in giro. Vabbè, conta che poi devo ricordare il scusami, con tutti i soldi che spendi per i tuoi giochi, ma non ti compri un paio di auricolari Bluetooth per noi? Non c'è una scabatta, una prolunga, qualcosa, la metti lì, cioè facciamo pestarla e boh. Ok, ora, okay. Braccia in fuori, ginocchia a destra e a sinistra. Ragazzi, mi sto preoccupando, io non lo vedo più muoversi. Come no? No, ok,
muovi, respirare. Posso. Sono qui. Ma chi oggi tu? Devo ancora mettermi il colonnello, mi sto facendo perdere del tempo prezioso. Addirittura, che avevi da fare oggi? Qualche respirazione, braccia in fuori, unisco e fuori. Se voglio proprio un po' più completato, col cuscino. Potrei fare una pasta anni 80 a panna prosciutto e piselli. Che spettacolo! Per rimanere in tema. Vai, un raviolino, pinoli e basilico con verdurine saltate, tagliate dalla julienne, è venuto fuori una sciccheria. Una sciccheria. La vera pasta agli 80, che se ne dica, sono le penne tra la bocca, punto. Perfetto. La pasta agli 80 che c'è. Ci mettiamo su un fianco e ci alziamo piano piano. Prima, anzi, stiamo un attimino seduti. Cortina. Esatto, un attimo che sei a cortina da un pezzo, con di fianco Jerry calata da una parte e Cristian De Sica dall'altra. Ok. Ci alziamo. Okay. Che fatica. Opla, come si dice in gergo tecnico. Qualche esercizio di allungamento. Braccia in fuori. E ti. Chiedi su di dire Oissa. Oissa, Opla. Poi dai un colpo con il tosse e sputi per terra. Ma no! No, non si fa, non si fa! Quello no, quello no. Scusa, chiedo scusa. Ha appena salificato. Adesso anche nelle discipline sportive vietano gli sputi, si viene ammoniti. Lo sapevi, Icio, che tra le discipline sportive, te lo dico nel caso non lo sapessi, la pallavolo come indice di pericolosità è al primo posto. È al primo posto. Insieme al basket. Il basket è più basso, è al primo posto, al secondo c'è la caccia allo squalo. Incredibile. Terzo bungee jumping, ma il primo la pallavolo. Insomma. Perfetto, mano dietro la schiena e tiro leggermente. L'importante è far partire la sega. Esatto, la cosa più importante è quella, cioè la cosa più importante è che ripartano le cose, cioè capito? Che hanno veramente importanti. Cambio. Esatto. Quindi piuttosto chiudete gli ospedali, ma fate ripartire la sega. Esattamente. Cosa fai a casa? Cosa fai tu a casa? Non puoi leggere, no, devi guardare la serie A. Guardare la serie A, devo guardare Empoli Crotone. Non ha più sono in serie A, di una della. Intanto io intanto dico che sono ironici, non stanno parlando serie. Sì. Parla per te, Giorgio, io sto parlando per te. Cioè, ma che scherzi, guarda, Jacopo Cardarelli. Ripetiamo. Sì, un attimo di relax. Io non vi sento più. Quello no. No, era Ciotti che forse è andato via un attimo la linea. Io ci sono. Cioè lo sento robotico anch'io, lo sento robotico anch'io. Cambio. Ciao Mariano. Bravo, hai fatto lo stacco attacca classico, cioè tipo se non funziona con lo stacco alla fine la riattacco. No, mi sono spostato. Grande. Perfetto. Nonostante stessi facendo stretch. Qualche respiro. Fatto bene, hai la prolunga per le cuffie. Adesso sto attenzionando molto perché ho il braccio alzato verso il cielo per far prendere un ultimo respiro, tranquillo, c'ho dell'ultimo. Fuori tutta l'aria. Ok, perfetto. Allora, per oggi direi che abbiamo finito.
prima cosa ringrazio, ringrazio tutti quelli che... Ma facciamo ancora qualcosa, no? Ma insomma, un minimo di serietà. Allora, volevo ringraziarvi, mi interrompete quando vi ringrazio. Allora, prima... Prima ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, allora, a questo punto. Grazie che ci avete seguito, grazie che ci state seguendo, e ringrazio anche chi magari non l'ha visto, vede adesso, ma lo vede successivamente il video. Vi ricordo, appuntamenti della settimana. Domani, 18.30, Matteo, diretta live, Functional. Sabato, 18.30, sempre Matteo, Gag, diretta. Ci sono, ricordatevi di seguire il nostro canale YouTube, anche Area Libera Channel, perché tutte le live che facciamo su Facebook, che comunque sono sempre disponibili su Facebook, le carichiamo anche mano a mano su YouTube. Su YouTube trovate anche tutte le varie pillole che escono nel corso della settimana. Le mie, quelle di Matteo, quelle di Chod, quelle di le storie di Diego, le storie di Alba. Questa settimana, come ho detto che prima, c'è anche Matteo Anelli che ha fatto un video per i bambini delle scuole, per qualche giochino da fare in questi periodi. Ringrazio la Jalapas Band, i leoni, adesso non mi ricordo più, il gatto la volpe, che mi hanno supportato, diciamo così, oggi. Dimenticato qualcosa? No, ma sei tu che hai supportato noi, e noi non ti abbiamo supportato, supportato. Grazie a te a farmi guai. Matteo, domani, visto che è festa, mandi in una registrata o fai proprio la diretta? No, faccio proprio la diretta, io sono uno stacanovista, ragazzi, qua non si scherza niente. Quindi domani... Io comunque faccio lezione. Non vi preoccupate. Venerdì e sabato. Non vi preoccupate se è il primo maggio. L'attaccamento alla maglia. A prescindere da questo, il gag di sabato alle 18.30 è chiamato Operazione Culo Duro. Ve lo dico così perché è proprio così. Ma si può dire culo duro alle... mattino. Ormai l'ha detto, quindi perfetto. Allora io direi che non ci resta che salutarci. Grazie ancora e ci vediamo settimana prossima. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.